Ciao, benvenuta o benvenuto in questa Newsteller, che altri non è che la mia newsletter. Non avevo voglia di scrivere e mi sono inventata questa formula che mi sembra molto carina e molto in linea con il mio canale, con il mio ruolo di voce narrante. Quindi, da questa prima domenica del 2021, finché potrò e riuscirò e mi auguro per tutte le domeniche del 2021, ci sarà questo piccolo appuntamento di recap all'interno del quale ti racconterò cosa farò nella settimana successiva, ovviamente se avrò news, appuntamenti o novità da raccontare, diversamente sarà una chiacchierata così a cuore aperto. Nella speranza che questa idea ti faccia un pochino sorridere, comincio con la notizia più banale che io possa fare nei primi giorni dell'anno, ossia raccontarti qual è il mio obiettivo di quest'anno, un obiettivo in realtà personale più che lavorativo, ma irrimediabilmente anche lavorativo. Perché l'obiettivo di quest'anno è coltivare in maniera profonda la pace. Ecco, so che è una frase che suona un po' costruita, suona un po' artificiosa, suona magari anche un po' letta, riletta, straletta e scontata per certi versi, però non lo è, ti spiego subito perché. Non lo è perché da persona estremamente insicura ho vissuto praticamente tutta la mia vita sulla difensiva, con l'idea di dovermi difendere da quello che il resto del mondo muoveva nei miei confronti, dalle altre persone, dal giudizio delle altre persone, dalle azioni delle altre persone. Quindi sono sempre stata, diciamo, un po' come i gatti con il pelo alto sulla schiena, no? Ad ogni spillo che cadeva. E questo sicuramente non favorisce un clima di pace interiore. Non ultimo, vuoi per un fattore di circostanza, vuoi per un fattore di cultura o di società, siamo tanto abituati a parlare di sconfiggere la malattia, sconfiggere il dolore, sconfiggere i momenti bui e avendo io un trascorso di depressione e convivendo con una malattia autoimmune cronica, l'idea di sconfiggere la malattia cozza assolutamente con le mie possibilità e, di nuovo, con il concetto di pace interiore. Quindi, come vedi, l'argomento è molto complesso, ma mi sembrava giusto raccontartelo per più motivi. Primo, perché comunque sarà un filone tirante per tutto quello che è l'aspetto di lavoro sulla mindfulness della mia figura, della mia proposta sui social. Secondo, perché se anche tu per caso hai scelto questa tematica o vivi questa tematica, ecco, ti sono vicino. Hai tutto il mio supporto e tutta la mia comprensione. Quindi non ti fare problemi a scrivermi quando vuoi, ci facciamo una chiacchierata sul concetto di pace interiore in qualsiasi momento, perché lo scambio, secondo me, è la cosa più bella che un social può offrire. Allora, comincio subito perché sennò questo audio viene lunghissimo. Lunedì ci sarà il nostro consueto appuntamento con il buongiornuvole / mindful morning a scelta, chiamalo un po' come vuoi, con l'unica differenza che da quest'anno vorrò trattare un tema specifico al mese e quindi a gennaio cominciamo con discutere insieme del non giudizio. Dico discutere insieme perché mi piace di nuovo lo scambio, mi piace la possibilità che abbiamo di farci compagnia con una riflessione di prima mattina mentre ci concediamo un caffè prima di partire nella nostra giornata, mi piace l'idea di scambiarci pareri, di arricchirci e nutrirci a vicenda. Quindi questa sarà la prima, oddio, novità? No dai, non è una novità, questo primissimo piccolo cambiamento nella programmazione settimanale. La vera novità è che con gennaio apro ufficialmente uno spazio di pratica mindfulness condivisa su Zoom, aperta, gratuita, libera, adatta anche a chi non abbia mai meditato / praticato mindfulness o meditazione o contemplazione in generale. Il primo appuntamento, con tanto imbarazzo, sarà mercoledì 6 alle 18.30, quindi dalle 18.30 alle 19, se hai voglia di farmi compagnia, potrai entrare in forma assolutamente anonima all'interno di questa meditazione che faremo tutti insieme. Sarà
una pratica molto semplice, perché appunto vorrei dare la possibilità a chi non ha mai provato di provare, così come far compagnia in un momento di pratica a chi invece già lo faccia in maniera abituale. Quindi ecco, se vuoi unirti a noi, mercoledì 6 trovi tutte le info e tutti i vari link in bio se mi segui su Instagram, sul sito se mi segui da YouTube/Facebook. Ma forse metto anche un link in descrizione e faccio prima. Altra news un pochino più ciccia, che non avviene in realtà nella settimana prossima, ma io comincio a dirtela perché è sempre meglio portarsi un pochino avanti, è che a fine gennaio parto con un ciclo di 8 settimane, faccio un percorso di mindfulness, tutto rigorosamente online, in sicurezza e in tranquillità. E te lo dico già adesso perché a metà gennaio ci sarà una serata di presentazione e perché ti do un pochino di tempo per valutare se questa cosa possa piacerti oppure no, perché se hai bisogno di informazioni tu possa scrivermi e avere il tempo insomma di sentirci, di chiacchierarne, eccetera eccetera. Quindi se ti dovesse interessare, sappi che a fine gennaio ci sarà anche questa, che per me è effettivamente un'enorme novità. Di nuovo, per le informazioni ti rimando al mio sito oppure ai link in descrizione o nell'info box. Ed eccoci arrivati alle news inerenti gli audiolibri. Ossia, questa settimana non ti do una data specifica perché devo terminare alcuni dettagliucci qua e là, esce l'audiolibro di gennaio. Non so se ne farò altri all'interno del mese, ci proverò sicuramente, ma come audiolibro e titolo completo cominciamo l'anno con Il richiamo della foresta del nostro caro Jack London. E già che ci siamo, te lo dico, questa sera, se hai voglia di farci compagnia, saremo sul mio canale in diretta alle 21.15 con Rosanna, Vir, Pilgrim e Zero, con la seconda parte della lettura di quella gran caciara che è stato Il Mago di Oz, che inizialmente doveva semplicemente essere una lettura a più voci, con rumoristica fatta da noi in maniera simpatica, ma che in realtà c'è un po' sfuggita di mano. Quindi non ti aspettare niente di serio, non ti aspettare una lettura ordinaria, ma se hai voglia di farti due risate veramente in leggerezza, lo facciamo con lo spirito di tenerci compagnia, di fare un sorriso e magari di strapparti un sorriso, alle 21.15 puoi venire a farci compagnia, appunto. E se ti sei persa o ti sei perso la prima parte della lettura, te la lascio sempre da qualche parte nei link in info box / in bio. Ecco, questa cosa dovrai magari imparare a gestirla un po' meglio, dove trovi i link di cui parlo. Ad ogni modo li metterò dappertutto, quindi veramente sarà difficile perdersi realmente un link. Io intanto ti ringrazio se hai ascoltato fin qui, perché io sono andata a braccio e tutte le newsletter saranno fatte a braccio, sappilo, quindi non ti aspettare niente di troppo preciso, aspettati errori, risate, imprecisioni e magari qualche rumorino di fondo ogni tanto. E quindi ci vediamo in settimana, quando vorrai, come vorrai. Ti ricordo che tutte le informazioni delle quali puoi aver bisogno le puoi trovare sul mio sito lamusifavolista.com, oppure puoi scrivermi a lamusifavolista@gmail.com per chiedermele. E mi piace lasciarti con questa bellissima frase che è: siamo tutti fatti di nuvole e viviamo tutti sotto lo stesso cielo, e augurarti un buon caffè e una buonissima giornata. A presto, ciao!